Ciao ragazze, allora oggi video haul. Per chi mi segue su Facebook avrà sicuramente visto la foto del pacco che mi ha inviato Mara. Sono qui per mostrarvi i prodotti. Non so davvero Mara come ringraziarti, te l'avrò detto milioni di volte oggi, non ho più parole davvero, ogni volta mi lasci sempre basita. Per riprendermi ragazze ci ho messo tipo un'ora stamattina. Dopo che ho aperto il pacco di Mara, mi ha mandato davvero tante cose, una più bella dell'altra. Infatti, non so neanche da cosa iniziare. Davvero, Mara, io ti ringrazio con la faccia per terra, non so davvero cosa dire. È troppo e non merito davvero tutto questo. Io ti mando un forte bacio, cara, e ti ringrazio. Adesso, ragazze, vi faccio vedere cosa mi ha inviato Mara. Inizio subito con la collezione Beload di Essence e mi ha mandato questa pochettina mimetica con la cernierina fucsia. Dalla webcam sembra rossa, ma in realtà fucsia. È tipo fatta in cordura, molto carina, piccolina, pratica. La potete mettere in borsetta con i trucchi dentro ed è molto molto graziosa. Sempre della collezione Beload mi ha mandato il lombrettino. Questo qui con i toni del marroncino e champagne ed è lo 03 Rock the Block. Eccolo qua. 03 Rock the Block e i due blush, uno più bello dell'altro. Non ve li swatcho perché il web ne è pieno di swatch. Ed è questo qui arancione che mi vedete sul viso, è questo qui. Crea davvero un effetto molto naturale sul viso ed è un bellissimo colore. Adoro la trama di questi blush, è molto molto carina. Peccato che una volta che si utilizza il prodotto si va un po' a rovinare. Questo invece è Viral Fucsia ed è bellissimo anche questo. Ed è lo 02 Pink Me. Tra l'altro sono rimasta stupita perché c'è davvero tantissimo prodotto. Sono 0,2 grammi di prodotto per 12 mesi di scadenza. Davvero molto molto belli. Sempre della collezione Beload mi ha mandato da abbinare ai blush i due matitoni. Hanno la stessa colorazione dei blush e sono molto molto carini. Questo qui che è un bellissimo arancio, però è portabilissimo. Non vi svuoccio, ragazze, i prodotti perché ne sono tanti. Ho girato prima un altro video con alcuni swatch, però viene tipo 30 minuti di video, non mi sembra il caso. Vi faccio addormentare sulla sedia. E quest'altro qui, fucsia, molto carino. Questo qua lo swatcho per paragonarlo a un altro matitone. Che mi ha mandato sempre Mara della Catrice. Questo è il colore del matitone Essence Beload. Penso si pronunci così. E quindi con la collezione Beload di Essence abbiamo terminato. Adesso vi faccio vedere la collezione che mi ha mandato sempre Mara, cioè che mi ha mandato Mara, è ovvio che mi ha mandato Mara, ragazzi, scusate, ma è tardi, e sto un pochettino rincoglionita. Volevo farvi vedere questa collezione qui che non avevo sentito né visto su internet, sul web. No, sto controllando se è tutto perché ho dovuto cancellare diversi video perché mancavano i prodotti. Quindi voglio controllare. Sì, mi sa di sì. Comunque, della collezione di Catrice, la Glamazona Limited Edition mi ha mandato questo matitone che, come potete notare, il packaging è fantastico, è tipo leopardato ed è nel colore, vi dico subito. Non penso sia solo questo, forse. Lip Color Pen, sì. Ed è molto molto simile, come potete vedere, a quello lì, Beload di Essence. Adesso vi faccio lo swatch. Quello di Catrice è leggermente più scrivente e un tono più scuro. Molto molto carino.
Davvero bello. Allora, oh, quando ho visto il blush, prima di tutto guardate il packaging quanto è carino. È tipo tutto leopardato e l'interno, il blush, è zebrato. Molto molto belli i packaging di Catrice. E questo qui è nel colore 02 I Go The Flower. Vorrei riuscire a mettervi a fuoco almeno un prodotto, caspita. Ecco qua. Ed è scriventissimo, vi faccio vedere. Sto poggiando il dito, faccio una leggera pressione. Guardate qua. Scriventissimo. Questo vale veramente la pena di farvi vedere. Scriventissimo, molto molto particolare. Mi ha stupito molto di questo blush, in particolare la scrivenza, davvero fantastico. E per ultimo, sempre della collezione Glamizona, non saprei come chiamarla, sicuramente avrà un termine tipo in inglese, cosa che io non so. Comunque, limited edition Glamazona, mi ha mandato l'ombrettino, lo 03 Jungle Treasure, che è questo bellissimo champagnino che io adoro. I miei ombretti classici sono di questo color champagne, bellissimo. E questa qui pure è un'altra collezione limitata. Poi, sempre di Catrice, mi ha mandato un'altra edizione limitata. E sono 1, 2, 3. Ci mancano e 4 della collezione limitata di Catrice, la Match Point. Mi ha mandato il blush, questo color qui, che è, vi dico subito, lo 02 Rockby. È 4 grammi di prodotto. Ed è questo bellissimo borgogna che vira al viola. Molto molto bello. E di questa collezione poi mi ha mandato l'ombrettino che si può abbinare tranquillamente al blush, che è qualcosa di fantastico. Cotto che ha due colori, vedete il blush e vedete l'ombretto. Allora, questo ombretto è davvero qualcosa di fantastico. È un viola con il borgogna all'interno, è molto molto particolare. È un ombretto cotto, scrive, è molto scrivente anche da asciutto, quindi immaginatevi da bagnato, è bellissimo. È molto particolare anche questo qui, sempre della Match Point, che è lo 01 Team Lucky Mustard. Ovviamente non ve lo inquadro, ragazzi, perché è scritto minuscolo, cioè sicuramente la webcam non me lo mette a fuoco, ed è questo bianco con l'oro all'interno che una volta miscelato crea fuori un colore molto particolare dalle pearlescenze dorate, vari riflessi, bellino, davvero bellino. E super scrivente, pur essendo un colore chiaro, anche da asciutto. E un prodotto che mi ha lasciato tipo sbigottita è questo qui, che stamattina quando ho aperto il pacco pensavo che era un gloss, pure dall'aspetto, insomma, si può vedere che sembra un glossino, e qua, anche perché l'ho aperto in questo modo e sembra un gloss. In realtà questo è un primer, qua dice Match Point Long Lasting Eye Shadow Base and Highlighter. Vabbè, illuminante ragazze, non fate caso al mio inglese pessimo. Comunque si può utilizzare sia come primer che come illuminante. Come illuminante l'ho utilizzato, ne ho messo un poco sul naso sulla punta del naso per creare l'effetto punto e in su, ma non ci sono riuscita, il mio naso è storto e rimarrà così senza che mi ammazzo. E quindi comunque vi faccio vedere lo swatch. È davvero un color carne che una volta sfumato rilascia solo delle pearlescenze. Per questo va benissimo sulla palpebra come base.
Eccolo qua, vedete tutte queste prese. Va benissimo sulla palpebra come base e sul viso come illuminante perché è molto discreto, però comunque rilascia questi micro glitter molto particolare. E questa è la collezione Match Point di Catrice. Non vi so dire di quanto tempo fa è perché io Catrice non ce l'ho qui, quindi oltre a quelle cose magari che vedo su Facebook a sbavare per le varie collezioni, questa qua non so neanche quando è uscita, ma è davvero bellissima. In particolare questo prodotto mi ha lasciato senza parole, vi ripeto, perché mi sembrava un lip gloss. Poi, sempre delle edizioni limitate, mi ha preso due pigmenti. Mi ha preso l'ultimo pigmento della Tribal Summer. Io ho quello lì arancione e quello lì color champagne. Mi ha preso anche lo 02 che è il Waka Waka, che è un bellissimo fucsia corallo molto particolare. E poi mi ha preso il pigmentino della Breaking Down parte 2 ed è lo 04 Edwards Love, che è un bellissimo grigio con tutti. Vabbè, io mi ammazzo per farvi leggere, ragazze, ma. Comunque lo 04 Edwards Love ed è grigio con tutti i micro glitter colorati all'interno, molto bello, devo dire la verità. Infatti l'ho swatchato, sono rimasta tipo così perché è pieno zeppo di questi micro glitter colorati bellissimi. E quindi sempre di questi due prodottini di edizioni limitate. Poi, sempre per quanto riguarda prodotti in edizione limitata, mi ha mandato la palettina della Floral Grange. Questa qui è la 02 I Like Grange. Eccola qui. Ed è molto molto carina sui toni del grigio, champagnino, lilla, molto molto carina. Poi, sempre di edizione limitata, mi ha preso questo qui della Catrice, che faceva parte della Limited Edition Neo Geisha, ed è lo 02 Discreet Artist, che è un color carne, ed è quello lì che ho su tutta la palpebra mobile, bellissimo, con all'interno dei micro glitter bianchi tipo trasparenti. In particolare, questo colore lo fa molto simile anche Kiko, comunque. Molto molto carino e c'è una stampa tipo alcuni fiori sopra, molto bellina. Molto molto bello. Poi, andando avanti, sempre per quanto riguarda Catrice, finisco con Catrice, vi faccio vedere questo ombrettino qui. Io guardo per vedere se mi sono dimenticata di qualcosa. No, questo ombrettino qui di Catrice, che è un colore nuovo, ed è il 600 Blackwood Forest. 600, ma anche il riflesso, Blackwood Forest, che è un bellissimo verde bosco con all'interno micro glitter argento. Molto molto bello e super scrivente. Già ce n'è un altro viola di questa tipologia di ombretti qui e sono davvero bellissimi. Poi di Essence mi ha mandato questa palettina, la Night Club, la 03 Dance Till Dawn, ed è caratterizzata. Io questa qui ce l'ho della linea Sun Club con i colori col marroncino ed è caratterizzata da questi colori qui con il viola, il grigio e il rosa, molto molto belli. Tra l'altro sto notando un sacco, cioè, i colori che sono pieni di perlescenze, molto molto carina. Sempre di Essence mi ha mandato il 4 e Shadow nella tonalità 11C My Eyes ed è con i toni del grigio, verde petrolio e rosa. Molto bellina anche questa. Poi, sempre di Essence mi ha mandato tre ombrettini. Allora, due di questi qua, gli Essence 3D, mi ha mandato quello con le tonalità con il verde,
Questo qui con il viola che avevo visto da Clio ed ero curiosa di provare, devo dire la verità, anche se ha detto che sono poco scriventi, però secondo me se li andiamo a bagnare tirano fuori un bel colore. Questo duo qua con il viola e poi mi ha mandato un ombrettino della linea base di Essence, il 48 Forest Gump ed è un bellissimo verde con dei riflessi oro. Bellissimo. Poi, sempre di Essence, mi ha mandato questo pigmento che fa parte di quelli lì classici, non sono in edizione limitata, ed è l'11 Cotton Candy. Bellissimo. Poi, della Paris Memory mi ha mandato questo lip gloss che praticamente è un lip gloss dorato. Purtroppo dalla webcam sembra un nude, ma è davvero qualcosa di fantastico. Tra l'altro lo trovo molto coprente e mi piace perché non appiccica ed è bellissimo. Purtroppo non vi so dire il colore, non, il numero non sta scritto, però è di questa marca qui, la Paris Memories. E sempre di questa marca mi ha mandato questo rossettino, che è un colore bellissimo. Io adoro questi rossetti scurissimi, bellissimo, e anche un buonissimo odore. E tra l'altro il packaging mi ricorda quelli lì di Elf della linea base o quelli lì di Avon, no, della Color Trend. Poi, per quanto riguarda sempre l'Hippo Gloss, mi ha mandato tre gloss. Questo qui di CNM, bellissimo, anche il packaging, ed è il Peach Sand, che è un tipo un beigiolino pieno zeppo di microglitter ed ha un odore paradisiaco, davvero. Me lo mangerei, sembra tipo caramella. Poi mi ha mandato questo qui della Rebecca, che è un bellissimo rosso ciliegia ed è, vi dico subito, se ha un colore, il numero 12. Vabbè, il numero 12. Ed è un bellissimo colore, ed è il Glossy Shine Lip Gloss della Rebecca, un bellissimo rosso fragola. E per ultimo mi ha mandato questo qui di Essence della linea XXL Shine ed è lo 23 Dazzle Glow. Dazzle Glow, che è un bellissimo lip gloss trasparente con tutti i micro glitter colorati, molto molto carino. Poi mi ha mandato questo bellissimo eyeliner verde di Debbie, che è il Debbie Eyeliner Pop. Questo qui nella colorazione 02 Green Pop. Purtroppo dalla webcam non rende, ma è un bellissimo verde mela. Dalla webcam sembra tipo un color latte menta, ma in realtà è un verde mela che vira al fluo ed è super scrivente. Vi faccio. Ovviamente sono un po' storta, faccio lo sbozzo, vedete? È scriventissimo, però vi ripeto, il colore non è come lo vedete in video, che sembra un color latte menta tipo celestino, ma in realtà è un verde bello forte, intenso. Sicuramente quando lo utilizzerò lo riconoscerete, perché è davvero molto molto particolare come eyeliner. Poi mi ha mandato il blush di CNM, bellissimo. Questo qua lo cercavo tanto pure quest'estate, che l'ha fatto con il Pesca, se non sbaglio. E qui non c'è, vendono soltanto quello lì quadrato, blusher classico, insomma, di CNM, ma questo qui è troppo bellino, con le rose, ti dispiace quasi ad utilizzarlo. E il colore è con il rosso mattone, questo rosa. Illuminante al centro, la confezione mi ricorda quelli della Physian Formula perché porta lo specchietto e il pennellino all'interno.
Molto molto bello questo blush, infatti quando l'ho visto tipo su Facebook sono tipo impazzita perché mi piaceva tanto, però sapevo insomma che non riuscivo a trovarlo qui e Mara me l'ha preso, grazie. E poi, sempre per quanto riguarda le rose, vi ho fatto vedere prima delle rose, vi faccio vedere questi orecchini spettacolari, vedete come brillano? Stupendi, che mi ha mandato sempre Mara. Molto molto belli. Danno proprio una bellissima luce al viso, tengono tutti dei brillantini multicolor, belli, vedete come brillano. Poi le cose tipo sbrilluccicose, io le adoro, bellissimi. Poi mi ha mandato sempre da H&M il pennellino, questo qui, penso sia quello lì classico da ombretto, le Shadow Brush, ed è... Non ha numero purtroppo, la bustina era trasparente, comunque è davvero morbidissimo, l'ho utilizzato oggi, devo dire la verità, molto buono. Poi mi ha mandato la matita color burro di Yamamay, che è la 16, la numero 16 ed è super super scrivente, davvero. Eccola qua. Vedete come scrive? È un bellissimo color burro ed è quella che ho all'interno della riva dell'occhio. Poi mi ha mandato questo mascara fantastico, il Vibra Perfection della Maybelline. E questo mascara praticamente voi pigiate questo pulsantino qui e vibra mentre voi lo applicate. È davvero bello. Non so se si può vedere. Ma fa delle scie fantastiche, sembrano finte. Non appiccica, le volumizza tanto. Sono rimasta contentissima. Lo scovolino di questo mascara è in silicone e assomiglia moltissimo a quello lì, a quello lì del Pupavampo più o meno. È sempre, come potete vedere, un pochettino, la forma più o meno si somiglia. Solo che lo scovolino questo qui è in silicone, quello lì del Pupavampo no, è... Normale, lo scovolino normale ha la forma un po' particolare, però lo scovolino è normale. Poi mi ha mandato questo. Allora, questo qui ve lo volevo far vedere, ve l'ho lasciato per ultimo perché è troppo carino. Vedete? Già la scatolina è stupenda, che io la conserverò perché è troppo bellina con questa pin-up. Ed è un gloss della Coca-Cola. Io lo vedo più come un lip balm, a dir la verità, anche per come è fatto il packaging, che è fantastico. È fatto tipo di alluminio con questa pin-up che beve la Coca-Cola, che è bellissimo. E poi, ma mi sporcavo il naso, e poi è di questo colore con dei micro glitter all'interno ed odore ovviamente di Coca-Cola. Però non credo sia un vero e proprio lip gloss. Questo è il colore, mi ricorda moltissimo i Baby Lips di Maybelline, a dire il vero. Comunque è molto molto carino, adoro il packaging di questo prodotto, è stupendo, stupendo. E ha un odore che ti viene voglia di mangiartelo. Ed è un prodotto che è fatto in America, prodotto in USA. Bellissimo. Poi mi ha mandato due duo di ombretti. Questo qui della Wine con un bellissimo ombretto duo chrome, che è quello che ho utilizzato oggi, però si nota pochissimo. E non ve lo riesco ad aprire, io utilizzo la pinzetta per le sopracciglia per aprire questo prodotto. E comunque è un bellissimo duo chrome. Poi vi farò la foto dal cellulare con il flash, che sicuramente renderà meglio della webcam. Ed è bellissimo, ed è un duo con questo rosso borgogna e questo rosa che ho messo sugli occhi. Non si vede benissimo secondo me il duocromo, comunque è questo colore qui, che dà molta luce al viso e anche allo sguardo. E poi quest'altro duo qui di ombretti della Yes Love con il marrone, che se riesco faccio vedere, sì. E c'è questo marrone iperglitterato e questo color arancio nude marroncino. Molto molto carino anche questo. Questo ancora non l'ho provato, a dire la verità.
Poi mi ha mandato questo bronzer della Dolce Sguardi ed è un bronzer, una terracotta, pieno a zeppa di questi riflessi, molto 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 bella, a dire la verità. E ha un odore di talco buonissimo. Infatti, secondo me, a parte la paraffina all'interno, che sta al terzo posto, comunque l'inci non è male perché tiene davvero pochissimi ingredienti. Io vabbè, non me ne intendo. È 10 grammi di prodotto da una scadenza di 12 mesi ed è made in Italy come prodotto. Poi mi ha mandato quest'altra palettina qui che purtroppo non rende, non rende neanche un minimo di quello che è. Questi qui, questi ombrettini qui che vedete sono tutti due chrome. Sono tutti due chrome, ovvero hanno tutti due colori all'interno, dei riflessi diversi all'interno del colore, cioè bellissimi. E sono tutte tonalità che vanno dal bianco al dorato, doratino, verde chiaro, tutte le tonalità del verde e dell'azzurro. Bellissima, purtroppo non rende una mazza, ma è davvero fantastica. Anche di questa vi metterò le fotografie fatte con il flash perché sicuramente rendono meglio della webcam. E questo è quanto, ragazze. Io davvero ringrazio sempre con la faccia per terra Mara per la generosità. Io ti mando un forte bacio, Mara, davvero grazie. E mando un forte bacio a voi che mi avete sopportato fino a 26 minuti e passa. Niente, ragazze, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Vi mando un bacione, alla prossima, ciao! Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete provato qualche prodotto, me lo lasciate giù scritto nell'info box, cioè nell'info box, nei commenti, mi fa comunque piacere sapere una vostra opinione. E niente ragazze, a presto, ciao!